Quella che viene romanticamente definita la Chiave di Puglia è andato in scena lo scorso fine settimana uno spettacolo mozzafiato. Le luci di un videomapping dinamico e scenografico hanno vestito a festa il cuore artistico di Lucera. Piazza Duomo è stata invasa da un'atmosfera suggestiva grazie alla proiezione di un'incantevole narrazione luminosa che ritrae la natività sulla cattedrale ed elementi decorativi natalizi sui palazzi che impreziosiscono il centro storico della città federiciana, dalla Basilica di San Francesco Fasani alla Chiesa di San Domenico. Il Lucera Light Festival ha garantito tra i presenti meraviglia e stupore, uno show che si potrà apprezzare fino al 6 gennaio, ma altrettanto magico è stato l'effetto delle fontane danzanti, un mix di colori, luci e acqua che ha accompagnato il pubblico fino alle due dimore scelte da Babbo Natale per la sua permanenza nel comune svevo. Un bagno di folla ha seguito l'ambasciatore dei regali più amato al mondo negli spazi della Biblioteca Bonghi e del Museo Fiorelli. L'entusiasmo del giorno inaugurale è stato contagioso. In Viale della Libertà uno stuolo di famiglie. E la costruzione di un piano turistico serio e il commento del sindaco Tutolo, maggiore investitore di questo evento natalizio, che è anche un'occasione unica e speciale per riscoprire la storia del territorio attraverso la visita ai monumenti della città. Nel settecentesco Palazzo dei Nicastri Cavalli, che ospita il Museo Civico, è custodita una delle raccolte più significative dell'Italia meridionale, ceramiche e vasi con decorazioni tipiche dei centri della Daunia, e l'esposizione permanente arricchita dal presepe napoletano e dalla mostra dedicata alle statue di santi e madonne conservate sotto campane di vetro. Il fascino del Natale si fa anche intellettuale. Happy day.